obiettivo ripartenza per Foggia e Picerno. Il Foggia, dopo tre vittorie consecutive, ha perso contro il Benevento nell'ultimo turno. Il Picerno invece non vince da quattro partite di fila. Picerno con tantissime assenze, tra cui quella del capocannoniere Murano, acciaccato. Nel Foggia invece mister Cudini lancia il tridente con Rolando e Millico a supporto di Sant'Agnello. Arbitra il signor Arena di Torre del Greco. La prima azione è del Picerno, rinvio del portiere che innesca Albertini. Ottima la giocata per il tentativo di Sant'Arcangelo e Perina è bravo a rispondere in due tempi. Passa il Foggia al 42esimo da calcio d'angolo, svetta Salines. Sono 6 i gol in stagione per il difensore ex Peralpi Salò. È un difensore, sì, ma è il capocannoniere del Foggia. E poi la dedica per Carillo, compagno che ha subito un grave infortunio al ginocchio. Salines sfrutta un'uscita incerta di Merelli per fare 1-0. Nel recupero del primo tempo spinge ancora il Foggia. Millico avvia l'azione, rientra, calcia e la palla passa non distante dalla porta di Merelli. Riapprezziamo il dribbling e il bel tiro dell'ex Torino che mette paura al portiere del Picerno. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Aveva finito forte il Foggia, riparte fortissimo. Sant'Agnello dialoga con Rolando, chiude il doppio scambio sinistro che finisce direttamente all'incrocio dei pali. È il primo gol con la maglia del Foggia per l'arciere Rolando, arrivato nel mercato di gennaio dal Renate. Fa esplodere per la prima volta il pubblico dello Zaccheria. Bellissimo il controllo e poi il mancino è perfetto. Ancora l'azione con il bel dialogo tra Sant'Agnello e Rolando, l'assist del centravanti e il mancino dell'esterno. E a questo punto il Foggia potrebbe dilagare. Millico scatta in posizione regolare, si presenta davanti a Merelli ma lo grazia con questo destro che non trova la porta. Prova a scuotersi il Picerno, entrato dalla panchina D'Agostino. Il suo sinistro è tenero, facile per il portiere Perina. Minuto 73, lavora ancora il Foggia, bella palla per Rolando che stavolta con il destro non riesce a trovare la porta. Ci prova anche Martini, un altro dei subentrati nel secondo tempo. Azione insistita che viene bloccata da Merelli. 81esimo, cross di Albertini, D'Agostino in sforbiciata, la migliore occasione nella partita del Picerno. Si salva il Foggia. Poi ancora Esposito fa passare questo pallone che arriva a Cicco, destro violento del centrocampista. Pallone alto, non deve intervenire Perina, è di fatto l'ultima occasione della partita. Foggia batte Picerno 2-0.